Bene, siamo collegati, tra poco inizierà la conferenza stampa, siamo a Modena, hashtag piovono tasse, aspettiamo Vittorio Ferraresi. Si ricollega al discorso che stiamo portando avanti del piovono tasse. Noi siamo costretti alle volte come deputati dell'opposizione a muoverci secondo le emergenze. Questo succede quando c'è un governo che non fa prevenzione, quando c'è un governo che non fa pianificazione. Allora noi siamo costretti a muoverci in base a alla decretazione d'urgenza che viene abusata costantemente dal governo, e in questo caso la decretazione d'urgenza va a colpire quelle popolazioni che hanno subito recentemente dei fenomeni alluvionali. Questo decreto che viene fuori insomma dal governo Renzi imporrà entro il 22 dicembre 2014 il saldo delle tasse per le popolazioni colpite appunto dalle alluvioni. Naturalmente il Movimento 5 Stelle non ci sta e porta avanti questa iniziativa che si chiama appunto Piovono Tasse. Noi siamo un po' l'ombrello dei cittadini, siamo venuti qui a portare luce dove c'è del buio sostanzialmente, perché quando il governo intende recuperare tutta la tassazione entro il 22 dicembre a chi ha delle difficoltà, chiaramente voi capite che si creano delle problematiche importanti. Come l'abbiamo fatto? Questa mattina in alcune città fondamentali prese a simbolo, una di queste appunto è Modena dove siamo oggi, poi contemporaneamente a Firenze, a Torino, a Mantova e anche a Genova, stiamo portando le nostre proposte che possono risolvere la questione alluvione in due momenti diversi. Uno è quello emergenziale, cioè noi abbiamo fatto un pacchetto di proposte di risoluzioni che puntano ad individuare delle risoluzioni veloci, delle proposte concrete che possono essere formulate attraverso un decreto legge che noi chiediamo al governo per coprire la porcata che ha fatto e che chiede ai suoi cittadini entro il 22 dicembre 2014 di saldare le tasse. E un'altra è quella a lungo termine. Nel dettaglio ve ne parlerà poi dopo Michele Dell'Orco. Io vi dico soltanto che la nostra proposta parte dal far saldare, dare il tempo alle popolazioni colpite dall'emergenza alluvione, quantomeno fino ad aprile 2015 per il saldo delle tasse. Innanzitutto sappiamo benissimo che questo tipo di iniziativa deve servire a tre fattori fondamentali. Una a dire no alle tasse, un'altra a dire riporre al centro della questione il rischio idrogeologico.
Il rischio idrogeologico viene sempre messo in secondo piano in questo paese, e che, per il quale noi abbiamo fatto alcune diciamo, proposte di legge che hanno una certa consistenza e che dopo appunto vi spiegheremo. Abbiamo individuato naturalmente il fatto che in questi ultimi 50 anni sono stati, secondo l'Istat, e quindi indicizzati al 2009, 52 miliardi di spesa per far fronte alle emergenze alluvionali. Soltanto in 50 anni abbiamo speso quasi la bellezza di 1 miliardo all'anno di emergenza. Quindi noi vogliamo che invece di emergenza, e qui passiamo al terzo punto fondamentale, si parli di prevenzione e pianificazione. Noi abbiamo calcolato che per ogni miliardo che si riesce a togliere dall'investimento di estrazione di energie fossili e lavorazione di energia fossile e spostare questo miliardo sulla lavorazione sul rischio idrogeologico, riusciamo a avere un rapporto di lavorazione da 1 a 10, cioè se investiamo noi un miliardo di euro all'interno della questione del rischio idrogeologico, riusciamo a avere un'occupazione di 7.000 persone, mentre se lasciamo come è adesso questo impianto di investimento attraverso all'interno dell'estrazione delle energie fossili, abbiamo soltanto 700 integrati. Questo significa un rapporto di 1 a 10. Quindi andiamo a parlare di lavoro, rischio idrogeologico, quindi sicurezza per i cittadini, e tasse, quindi piccole e medie imprese e business che può ripartire. Ecco, io voglio soltanto fare, poi dopo lascio la parola ai miei colleghi, voglio soltanto dire che quello che succede oggi anche all'interno del Comune di Roma nella questione mafia capitale è anche ricollegabile a questo, perché significa che ogni volta che noi gestiamo un appalto, gli appalti sono tanti che vanno riferiti al rischio idrogeologico, noi dobbiamo fare i conti con quella che è appunto la corruzione che è all'interno delle istituzioni. Corruzione continua che noi stiamo subendo anche all'interno del Parlamento e che lascia purtroppo il sospetto che anche il Presidente del Consiglio in questi giorni, invece di occuparsi dei problemi del Paese, sia molto più occupato a dar seguito al mercato delle vacche e quindi iniziare ad acquistare proprio chissà se a livello monetario oppure a livello di incarichi a alcuni deputati delle opposizioni. Noi naturalmente pensiamo che questo atteggiamento del Premier, che non ha mai smentito del resto e lo va anche sbandierando sui giornali, pensiamo che sia assolutamente, come dire, umiliante per il nostro Paese, che in questo momento ha bisogno di vedere ai suoi problemi, al fatto che ci sono 63 imprese al giorno che chiudono, al fatto che abbiamo una disoccupazione al 13,2%, un debito pubblico a livelli storici, e quindi forse il Premier farebbe bene a occuparsi di questo e a pensare ai suoi successi del semestre europeo invece che pensare ad acquistare a deputati, diciamo, delle opposizioni per poi trovarseli buoni nel momento in cui si deve andare a votare per il Presidente della Repubblica, che voi sapete benissimo è un punto imminente che poi sarà trattato nei prossimi mesi. Io lascio la parola a Michele Dell'Orco, che ci spiegherà nel dettaglio il pacchetto che abbiamo presentato al prefetto anche di Modena sul rischio idrogeologico. Grazie. Allora, abbiamo presentato questo pacchetto, siamo partiti dal prefetto perché, come voi sapete, è l'emanazione del governo sul territorio. Il nostro scopo con questo pacchetto emergenziale 5 Stelle è fare una rete sul territorio, partendo dai prefetti. Oggi siamo stati a Modena, contemporaneamente a Firenze, prossimo lunedì lo scopo è andare a Genova. In tutti i modi abbiamo mandato a tutti i prefetti d'Italia una mail e una lettera in cui è descritto il nostro pacchetto, e speriamo veramente di far rete, dato che a Roma Renzi non ci ascolta, cerchiamo di fare rete sul territorio per fare pressione dal basso. Come sapete, oltre il 10% dei comuni italiani, del territorio italiano, è soggetto a disastri di vario tipo, che può essere terremoto, alluvioni e quant'altro. Io penso anche recentemente in provincia di Bologna, dove c'è un paese, Vipoli, che sta franando già da tempo, e a volte tutto è connesso anche all'attività dell'uomo. Penso all'Autostrada per l'Italia, la nuova autostrada che si sta facendo, la variante di Valico, dal costo di 4 miliardi, comunque tramite ammissione di uno stesso ingegnere di Autostrade per l'Italia, hanno praticamente confermato che ci può essere una correlazione tra le frane dei paesi circostanti, dove ci sono poi naturalmente già faglie attive, e i lavori per gli scavi. Quindi bisogna stare molto attenti.
Noi negli ultimi 50 anni abbiamo speso oltre 16 miliardi per riparare i danni causati dai vari disastri naturali, terremoti, alluvioni, eccetera. Bene, oltre 16 miliardi. Quindi la nostra idea è che forse bisogna prima prevenire. Altro problema è che se domani capita un'alluvione, e parliamoci chiaro, siamo in un periodo invernale, e in Italia mediamente ogni 2-3 mesi c'è un'accelerazione nel periodo invernale dove le piogge sono più abbondanti, capita un disastro naturale. E purtroppo cosa succede? Succede che quando nel comune X capita un'alluvione, pensate a Genova, pensate a Modena, capitano una serie di decreti buttati lì, infatti a disastro già avvenuto, insieme alle libere ordinanze e leggi regionali per riparare il danno già avvenuto, con le varie leggi fatte a bocconi, a pezzettini, volta per volta e a volte con mesi e mesi di ritardo. Noi del Movimento 5 Stelle proponiamo che ci sia un iter burocratico automatico. Capita l'alluvione di una certa entità nel comune X, immediatamente devono partire delle varie ordinanze in automatico per dire si fa A, B, C e D. Nell'immediato sospensione dei mutui per chi sta pagando un edificio, quindi un conto bancario d'emergenza per chi sta pagando il mutuo, sospensione per 12 mesi per i tributi nelle zone alluvionate, oppure esclusione dal patto di stabilità interno se c'è bisogno di risorse per gli enti locali che devono far fronte all'emergenza. E poi abbiamo anche provvedimenti di medio e lungo periodo. E ci siamo rifatti a due proposte di legge che abbiamo già depositato alla Camera, una prima firma Segoni, l'altra De Rosa, depositate da mesi alla Camera, naturalmente ignorate. Queste prevedono ad esempio un geobonus, un bonus del 65% per gli enti locali per interventi di ripristino, pensate ripristino degli argini, la manutenzione, per evitare magari fare prevenzione. Poi naturalmente un aggiornamento della mappatura per capire quali sono i territori più esposti al rischio di dissesto idrogeologico, poi un certificato di sicurezza, il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire, ma tutto subordinato a un certificato di sicurezza che assicuri che il dissesto idrogeologico su quel territorio è minimo. Detto questo, noi naturalmente siamo per consumo del suolo zero, quindi riqualificare l'esistente che è abbandonato in molti casi in Emilia Romagna ma in tutta Italia, riutilizzare quello che già c'è. Poi tra le varie idee c'è ad esempio anche una quota geologi negli enti pubblici dove c'è un rischio appunto di dissesto idrogeologico. Come copertura, adesso non entro nei dettagli, qua trovate tutto l'elenco, se no staremo qua 2 ore. Coperture finanziarie, perché naturalmente costa, non è gratis. Abbiamo individuato un fondo, oltre a quello che diceva prima Carlo, per la ricerca su combustibili fossili, anche dei fondi nel Ministero dell'Ambiente, nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è destinato per le grandi opere. Parliamo di quasi 10 miliardi. Noi non siamo a priori contro le grandi opere, dove devono essere fatte, che vadano fatte. Però faccio un esempio concreto anche nel locale, penso nel modenese, già sono state sospese le tasse in alcuni casi e rimandato il pagamento, però non sono state esentate. E cosa succede? Che non troviamo i soldi per gli alluvionati, i terremotati, manca ancora l'appello dei miliardi, però senza alcun problema, per fare un favore a Sabatini, ex presidente del PD della provincia di Modena, gli si danno 236 milioni di euro per costruire una bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo. Quindi un'opera che non serve a un accidente, non si trovano i soldi per altre esigenze, per aiutare gli imprenditori nelle zone terremotate, alluvionate, ma si trovano i soldi per questo. Ecco, noi pensiamo che bisogna rivedere le priorità. Dove c'è da investire si investe, dove non c'è da investire non si investe. Questo è il nostro progetto. Riassunto in 6 pagine ma correlato da proposte di legge, risoluzioni e mozioni che abbiamo presentato in questi mesi, e chiediamo a Renzi di fare, dato che è bravo a giocare col computer e con Twitter, di fare un copia e incolla, prendere questo e usarlo. Speriamo che nei prossimi mesi faccia qualcosa. Sì, buongiorno a tutti. Io non posso esimermi dal rispondere a quello che è successo in questi giorni. È arrivato un comunicato dove si sbandierava una vittoria sulle tante attese zone franche urbane da parte
dei senatori del Partito Democratico che mettevano il vessillo su provvedimenti che rappresentano per il territorio terremotato e alluvionati la semplice normalità, la sufficienza, il 6. Noi IMU per casi inagibili, noi l'abbiamo proposto un anno fa a livello nazionale per quanto riguarda tutti i comuni che avevano subito un terremoto, hanno sbeffeggiato dicendoci ma è già così, in realtà non è già così perché a livello nazionale, come ha detto il mio collega De Dotto, si agisce sempre in modo emergenziale e mai in modo statico, in modo da prevedere tutte queste possibili catastrofi ed avere già una normativa nazionale. È chiaro che non possiamo accettare una normativa nazionale che possa prevedere il pagamento dei cittadini di quello che gli accade, delle catastrofi naturali. È per questo che rigettiamo fortemente l'ipotesi avanzata dal Presidente del Governo Monti, ma che molte volte si sente ancora in alcune assemblee dei colleghi del PD, di far pagare ai cittadini terremotati e alluvionati appunto i soldi con delle assicurazioni che possano prevenire il danno. Zone franche urbane, abbiamo vinto con le zone franche urbane, promesse dal Premier Renzi in passerella in piena campagna elettorale in questi territori, che all'inizio erano fortemente osteggiate sia dal PD sia da Errani, che dicevano che non si potevano fare, poi hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea sulle zone franche urbane, forse dopo l'alluvione, perché servono in questo paese, servono 3-4 catastrofi naturali perché la politica prenda l'azione e possa intervenire. Bene, ci sono state in un anno e mezzo, noi l'avevamo chiesto anche prima di entrare in Parlamento, ci sono state 3-4 occasioni in cui le zone franche urbane sono state proposte e portate avanti dal Movimento 5 Stelle fino alla fine, quindi non ritirate prima della votazione delle stesse, sono state tutte quante bocciate. Io ho la lista qui di tutte le volte, sono state proposte nella conversione in legge del primo decreto sul terremoto, sono state proposte in legge di stabilità dell'anno scorso, sul Salva Roma, sul decreto per gli alluvionati, sempre bocciate. L'unico movimento politico che l'ha portata avanti è stato il Movimento 5 Stelle, quindi neanche la Lega Nord, che si fa tanto vanto in campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle sembrava sparito sotto questo punto di vista, invece bisogna ricordare, lo ricordo a voi giornalisti che siete qui, che il Movimento 5 Stelle è l'unico coerente su questa materia, che ha portato fino alla fine questa materia in Parlamento, fuori e dentro al Parlamento. Bene, siamo arrivati con l'ultima iniziativa del Premier in questo caso, che non ha ricevuto invece nessun atto concreto. Perché? Perché ci siamo ritrovati alla Camera con la promessa di Renzi e quindi dovevamo già vedere le zone franche urbane. In realtà l'emendamento che avevamo sottoscritto io e il collega Dell'Orco è stato ritirato e poi hanno detto, come fanno di solito, come per la sospensione di 3 anni sulle tasse, lo faremo al Senato. Cosa è successo al Senato? Che al Senato non l'hanno fatto questo provvedimento. Ancora una volta siamo stati presi per i fondelli, i cittadini sono stati presi per i fondelli. Hanno votato e si sono ritrovati l'ennesimo spot che non è andato a buon fine. Infatti al Senato si sta ancora discutendo, ma comunque sembra che nessuna zona franca urbana sia prevista. Quindi la vittoria sulle zone franca urbane ancora non c'è, non esiste. Queste persone si dovrebbero vergognare a portare avanti ancora cose che non esistono. C'è questo impegno. Si dice che in Parlamento un ordine del giorno non viene negato a nessuno, come tanti nostri ordini del giorno che sono stati approvati, c'è questo impegno. Nel comunicato del PD si diceva entro il 2014, quindi addirittura un decreto del 2014, fantastico. Peccato che dopo, subito dopo, si sono smentiti, infatti hanno detto entro il 2015. Quindi l'ennesima promessa, cioè stiamo parlando di anni di promesse, di anni di spot e poi concretamente ancora non c'è nulla. Il problema è che sono passati quasi dal 2012, sono passati 3 anni, le imprese non delocalizzato, hanno chiuso, imprese che non hanno ancora ricevuto i contributi. La zona franca urbana del PD è ridicola da un certo punto di vista della necessità, perché arriva fino a 5 dipendenti con un certo livello di reddito, quindi solo per zone circoscritte, e va a prendere i soldi nel fondo per i terremotati. Allora, noi sappiamo bene che a giugno del prossimo anno, quindi del 2015, le imprese dovranno ritornare a pagare le tasse se non ci sarà una deroga. Allora, in questo momento un'impresa su 3 ha ricevuto i contributi per il terremoto. Vuol dire che a giugno del 2015, quando anche altre imprese avranno fatto questa domanda, potremo avere 3 imprese su 4 che, non avendo ricevuto i contributi per il terremoto, dovranno pagare le tasse.
senza alcuna agevolazione fiscale di sorta. E questa è la vergogna. E loro vanno a prendere ancora i soldi in questo fondo, se poi lo vanno a prendere, perché ancora non c'è nulla di concreto. Non solo, è stato appena bocciato, che non è finito sui giornali, il nostro emendamento per la defiscalizzazione del 65% per quanto riguarda le riqualificazioni antisismiche, che potrebbero creare anche economia, perché è chiaro che se una persona riqualifica la propria casa, crea chiaramente un indotto. Le zone 3 non sono ancora state ricomprese dentro questa defiscalizzazione. Quindi rimaniamo solo con degli spot, delle promesse da campagna elettorale non mantenute. Gli unici a portare avanti il Parlamento fino alla fine siamo stati noi. Ma qui c'è un fatto, qui c'è una credibilità di parlamentari locali che è venuta meno. C'è una credibilità veramente di un governo che è venuta meno. Ma quanto, per quanto tempo le nostre imprese, i nostri cittadini potranno sopportare queste bugie, questi arrampicamenti sugli specchi, come è successo nel caso del deposito gas di Rivara, dove i parlamentari se ne sono usciti dicendo finché governerà il PD in Emilia Romagna non si farà nessun deposito di gas, e sono stati smentiti da un decreto vergognoso, Sblocca Italia, e sempre a rincorrere, noi faremo, ma adesso metteremo a posto. Non sono più credibili, si dovrebbero vergognare e dimettere, perché la credibilità in questi territori l'hanno assolutamente persa. Quindi noi chiediamo che facciano qualcosa, soprattutto al Premier, che è tanto bravo a fare passerelle, che facciano qualcosa e lo facciano nell'immediato. Noi siamo sempre pronti a poter contribuire per i terremotati e gli alluvionati qui in provincia di Modena, ma come avete visto in tutta la nazione. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Se ci sono domande, così possiamo procedere, non so, se qualcuno vuole fare domande, altrimenti... Sì, il vostro emendamento, quindi, l'avete depositato dove? Al Senato. Ma c'è qualche speranza che venga ripescato? Cioè, adesso come funziona l'iter? Allora, per quanto riguarda la stabilità, sì, io sono dimenticato di dirvi chiaramente che abbiamo fatto nostro questo grido d'allarme e l'abbiamo portato al prefetto, quindi il prefetto porterà avanti il pacchetto che diceva prima il mio collega Michele, e anche questa richiesta appunto di far sentire il grido di questi territori. Instabilità, purtroppo, le questioni sono ancora aperte, perché? Perché il governo praticamente sta imponendo i lavori al Parlamento, di fatto con un maxi emendamento che dovrebbe arrivare, Carlo, questo... Diciamo che non c'è ancora questo maxi emendamento, mentre noi stiamo parlando dovrebbe arrivare in serata, tutto va bene, quindi di fatto stiamo parlando del testo della Camera, dove le notizie più aggiornate, quindi le stiamo già dicendo. Anche questa carenza di informazione secondo me è da sottolineare. Ci sono annunci come quello del rinvio a febbraio del 2015 per le spese, per le tasse per gli alluvionati, le ultime alluvioni, ma non c'è ancora nulla di certo. Quello che è certo è che noi abbiamo proposto al Senato una proposta più allargata, che è quella che facciamo sempre, attenzione, non è solo quella che abbiamo fatto in questa occasione, è quella che facciamo sempre, ovvero di una zona franca urbana per questi territori, per le microimprese fino a 9 dipendenti con un reddito fino a 200.000 euro, e che quindi possa veramente garantire un aiuto alle nostre imprese e a tutto il territorio, perché questo è un territorio colpito in primis sotto il lato economico-finanziario. Questa è stata la nostra proposta, chiaramente fatta non con i soldi del terremoto, almeno in questo caso. Però scusate, l'emendamento è stato depositato alla Camera e non l'hanno considerato. C'è qualche speranza che oggi venga ripescato nella discussione? Della Camera stiamo parlando di quello Ghizzoni, del PD, che è stato ritirato. Al Senato è stato presentato dalle nostre senatrici Bulgarelli e Montevecchi. Ah. C'è qualche speranza per oggi o...? Non direi, no. Perché hanno già preso l'impegno di fare questo ordine del giorno. No, ma poi di fatto gli emendamenti attualmente, diciamo, non sono stati considerati, perché va tutto a finire nel maxi emendamento, quindi se il governo decidesse di far sua questa proposta, la dovrebbe inserire all'interno del maxi emendamento questa sera. Questo poi è un po' l'iter anche della questione dello slittamento delle tasse a febbraio, perché attualmente anche quello, io tristemente me l'ha fatto notare Michele l'altro giorno dalle agenzie, alcuni deputati del PD già lo davano per fatto, cioè ecco, queste sono le discrasie dell'informazione, quando uno ti dice che qualcosa già è stata fatta, quando poi controlli e non è così, quindi sostanzialmente ad oggi non c'è questo slittamento e secondo noi insomma è una carenza da tutti i punti di vista.
Se non c'è in questo maxi emendamento, di sicuro non ci sarà la possibilità di cambiarlo alla Camera, perché il testo ci arriverà blindatissimo e il massimo che si potrà fare è proporre un altro ODG, come piace fare al PD, che è un semplice impegno al governo a fare una determinata cosa, però senza una data certa. Se tu impegni per fare una determinata cosa per entro il 2015, entro a febbraio 2016, sempre più in là, non è detto che tra un mese questa cosa sarà fatta, potrebbero passare altri 6 mesi, potrebbe passare un anno, quindi realmente stiamo ancora parlando di nulla. Comunque noi alla Camera non avremo possibilità, perché verrà data la fiducia dal governo e potremo solo votare sì e no alla fiducia. Sì, qui il rapporto maggioranza-opposizione, è giusto che lo capiate bene, è un rapporto chiaramente su due livelli diversi, perché i rappresentanti della maggioranza che portano vittorie come se fossero l'opposizione sono la maggioranza, cioè hanno il governo, quindi possono fare qualunque scelta sia nelle loro facoltà e nella loro volontà. Diversa è la figura dell'opposizione, che molte volte si ritrova col testo blindato con un maxi emendamento senza avere la possibilità poi veramente di incidere, può fare proposte. Ma... Sì, quanti soldi ci vorrebbero per prorogare la sospensione delle tasse per le zone alluvionate nostre fino ad aprile, mi sembra che sia l'obiettivo, e avete verificato se c'è la copertura dalla ragioneria di Stato? No, comunque ci serve le solite decine di milioni di euro, adesso la cifra esatta non so se... Cioè decine quante? Circa 40, adesso vado indicativamente. Fatto sta che le coperture si possono trovare tranquillamente, una volta che la ragioneria dello Stato individua che sono 35 milioni piuttosto che 52, le coperture che proponiamo sono sempre le stesse. Ripeto, o si può andare a tingere dal fondo del Ministero delle Infrastrutture sulle grandi opere, piccole grandi opere, si può andare a tingere sulla previsione di guadagno dalla tassazione del gioco d'azzardo, si può andare a tingere dal taglio al Ministero della Difesa, tagli alle missioni di turno, che può essere quella in Afghanistan, quella più conosciuta, ma e tante altre. Sono sempre quelle le coperture a cui si potrebbe attingere. E... No, voglio aggiungere su questa cosa, scusami se... Allora, su questa questione delle coperture o no, ci viene in aiuto, diciamo, un tecnicismo, che io non amo molto, però in realtà fa capire bene poi la procedura. Se un emendamento viene consegnato, quindi in questo caso c'era l'emendamento Pulverelli-Montevecchi, se l'emendamento viene ritenuto ammissibile, quindi viene messo in discussione dalla presidenza della commissione bilancio, effettivamente significa che le coperture già ci sono, quindi se no altrimenti verrebbe bloccato per inammissibilità, ad esempio. Quindi questo voglio dire, al di là della specifica di dove si vanno a prendere i soldi, perché poi quella è una scelta semplicemente politica, cioè nel senso noi magari faremmo così, il PD potrebbe usare un altro tipo di sistema, quello è il governo che decide dove andare a tagliare, però a livello di fattibilità, se parliamo di fattibilità, si può fare o meno, si può fare perché l'emendamento era ammissibile, quindi da questo punto di vista... Stiamo parlando di, sì, poi della zona franca urbana, per far capire il meccanismo della copertura, la giornalista parla poi della sospensione generale delle tasse, questo chiaramente da vedere perché è su base nazionale, quindi è un rapporto, però le coperture ci sono, quindi sono molto ampie. Se per quanto riguarda invece la non tassazione fino ad aprile, all'interno della nostra proposta di legge, anche lì abbiamo trovato le coperture che erano quelle che indicava prima Michele Dell'Orto sulle grandi opere, che naturalmente vanno selezionate, e poi sull'estrazione di fossili, energie fossili e altro. Quello che volevo aggiungere è che secondo me, diciamo, a chiusura, poi non so se ci sono altre domande ancora, io direi che far partire un decreto il 22 dicembre in un periodo che potrebbe essere un po' quello di una tradizione della solidarietà, quello del, diciamo, del riuscire a vivere un po' meglio insieme, del siamo tutti più buoni, a me sembra quasi che il governo si incattivisca, perché deve andare a soddisfare delle necessità della Merkel, quindi, o meglio dell'Europa. Questa è un po' la questione, perché in realtà oggi la stabilità viene seguita al microscopio dalla Commissione Europea, non ce lo dimentichiamo, non è che noi siamo leggermente commissariati in questo momento, tra l'altro la lettera di Moscovici che è arrivata alla Camera dei Deputati, che sarebbe il commissario per le attività economiche alla Commissione Europea, ci fa capire, insomma, indica che l'Italia è sotto la lente di ingrandimento. Io so che esiste l'usura bancaria,
però in questo caso a un certo punto parlerei anche di usura statale, cioè nel senso questo Stato mi sembra che vada a fare usura sui cittadini, perché oggi chiedere le tasse a chi ha subito un danno, perché le tasse vanno a cosa servono? A avere un servizio. Il servizio è anche l'argine all'alluvione, è anche l'argine del fiume, è anche l'argine e la salvaguardia delle risorse naturali. Se questo non c'è, è usura, nient'altro. Sì, ultima precisazione, prima mi riferivo ai 40 milioni di euro, mi riferivo all'Emilia Romagna, a livello nazionale ovviamente quelli ci sono di più. Sono andato a controllare anche gli emendamenti delle nostre senatrici Bulgarelli e Montevecchi, vanno a agevolare fino al 2017, in particolare le microimprese, e si parla fino al 2017 di 70 milioni di euro fino al 2017. Fino ad aprile per il 2015 per gli edifici. Esatto. No, per fare un rapporto sulle cifre, perché io adesso un conto esatto non so quant'è, comunque il rapporto secondo me nella nostra regione è intorno ai 40 milioni. Poi a livello nazionale si fa la moltiplicazione per 20, considerando che l'Emilia Romagna è sempre quella un po' più soggetta, quelle interessate soprattutto dal decreto piovono tasse, come l'abbiamo soprannominato, e che fa pagare le tasse al 22 dicembre, è riferito in particolare all'Emilia Romagna, alla Toscana, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria e anche una provincia in Puglia e anche in Piemonte. Quindi più o meno, insomma, da quantificare esattamente la cifra precisa non te lo so dire, ma le cifre sono queste, grandi. Per la mappatura che dicevate prima, il discorso di fare la mappatura idrogeologica e quant'altro del territorio italiano, a chi dovrebbe svolgere questa mappatura, e abbiamo in Italia un ente terzo che potrebbe uscire dalla provincia di Iesmi o comunque dall'influenza del territorio e cercare di essere obiettivo e dare un indice reale di queste cose? Sì, sicuramente io penso anche alle varie mappature dell'amianto. L'ideale, ovvio, che sarebbe che gli enti locali facessero il proprio lavoro, mandassero all'ente centrale delle indicazioni. Tra le proposte, appunto, citavo anche prima una quota geologi, soprattutto in certe zone, per fare un certo rapporto e definire questi sono i territori, questo è lo stato, questa è la situazione. L'ideale sarebbe avere un riscontro. Diciamo che questa anche quello che ha fatto ci dovremmo fidare di altri. Sicuramente la situazione non è facile, effettivamente, però l'ideale è avere un riscontro dal territorio, dagli enti locali, poi se a livello locale, se ci sono situazioni particolari come AIPO, non resta che agli amministratori locali, alle opposizioni, eccetera, fare il proprio lavoro e trovare una soluzione differente rispetto a quella preesistente, trovare un'altra soluzione per fare una mappatura. A livello centrale pensare che qualcuno si faccia il giro di tutta Italia, non lo so, è pensabile, secondo me è dal territorio che devono arrivare, quindi diciamo dal basso, anche se è vero che ci sono in realtà alcune amministrazioni che hanno una situazione emblematica, però ovviamente è responsabilità anche del territorio. Se l'amministrazione, ad esempio di Modena, piuttosto che di un altro territorio, non fa il suo lavoro e gli indica intorno non fanno il proprio lavoro, sono quei cavoli della stessa amministrazione di Modena, quindi deve essere chi è l'opposizione e chi è il governo della città trovare il metodo più efficace per dare i dati corretti al ministero, come può essere per le multe stradali, come può essere una mappatura regionale per l'amianto, eccetera. C'è sempre ISPRA, noi nella proposta di legge che abbiamo fatto, uno dei dati che utilizziamo, degli studi che utilizziamo è comunque ISPRA. ISPRA è quello che ci dà i dati un po' più tecnici, che sono quelli che tra l'altro abbiamo preso anche come scheda tecnica alla Camera, che ci hanno riferito la questione dei 52 miliardi in 50 anni, quindi quelli sono dati di un istituto che dovrebbe essere terzo. Noi sappiamo benissimo che qua tutti gli studi terzi non è difficile che lo siano, noi facciamo ovviamente anche capo al Ministero dell'Ambiente e del Territorio, però se tu a capo del Ministero dell'Ambiente e del Territorio ci metti una persona che ti dice che non pagherai la multa dell'Unione Europea sulle discariche abusive e poi dice che l'Italia non caccerà neanche una lira dei 40 milioni di euro che dovevamo cacciare, e invece poi si è scoperto che
li hanno fatto una domanda in commissione, quando alla fine abbiamo pagato questi 40 milioni di multa, sì, li abbiamo pagati. Allora, quindi dipende sempre dalla credibilità delle istituzioni, ma questo è un discorso che va esulato, secondo me, va oltre, va sul grado della moralizzazione della politica, che penso che chi più di noi, insomma, oggi porta avanti questa bandiera. Visto anche le ultime scosse di terremoto, io sarei anche per rivedere la mappatura per quanto riguarda le zone sismiche, che noi siamo, ricordo, siamo ancora in zona 3. Quindi io una revisione. Parliamo mentre a Firenze c'è stata una scossa di terremoto, non è che sta. No, parlerei anche della revisione di queste zone, perché appunto qualche dubbio, qualche interrogativo ce lo dobbiamo porre. Vi ringraziamo, buona giornata da Franza. Bene, si conclude qua la conferenza stampa dei Movimento 5 Stelle sullo hashtag piovono tasse. Ci vediamo al prossimo evento. Grazie a tutti.